Allora, il mio percorso inizia con una laurea in ingegneria gestionale che ho conseguito negli anni 2005-2006 ed è già da lì ho capito che il mio ambito era quello della sanità. Quindi, e questo perché? Perché intanto l'ambito della sanità è un ambito dove c'è un interessamento particolare al paziente, sicuramente un ambito più complesso rispetto all'ambito della produzione industriale che era il mio sbocco professionale principale. E sicuramente è un privilegio poter lavorare basandosi sulla cura del paziente. Devo dire che non ho mai fatto fatica a farmi rispettare, ma non dovermi imporre. Chiaramente ognuno ha i suoi metodi e io penso di ricevere rispetto da tutti, non grazie all'imposizione, ma sicuramente per il mio modo di essere coach dei miei interlocutori. Allora, sicuramente qualità. Innovazione e dinamismo. La mia leadership non è autoritaria, ma autorevole e mi baso sull'orientamento al risultato, sulla condivisione dei collaboratori, ma principalmente ho una visione positiva verso i collaboratori. Ecco, come dicevo, l'aspetto principale è proprio quello di condividere le informazioni, condividere gli obiettivi principali della clinica e questo cerco di farlo sempre puntando a una crescita personale di tutti. Questo è un aspetto dove la sinergia, quindi la diversità di genere, è la più grande opportunità per avere successo. Di avere quotidianamente passione per quello che fanno, essere me stessa e avere un'energia positiva. Le mie scarpe da corsa. Sì, mi piace fare trail running. Capire quali sono i bisogni dello sportivo mi ha aiutato molto nello sviluppo di questo progetto. Dopo il grande successo del centro dello sport, siamo pronti a nuove sorprese.